Ciao ragazzi e ciao ragazze, allora video dei top del periodo. Sì, sopportatemi struccata in questo video perché non posso truccarmi. In realtà avrei dovuto appunto girare un make-up tutorial, ma non posso perché essendo andata a mare appunto, visto che appunto diciamo che il tempo ora ce lo permette, mi è venuto uno sfogo, sono piena d'herpes, non voglio, non lo avvicino alla videocamera perché sennò è uno schifo, sono piena d'herpes e mi si è screpolata tutta la pelle, quello è un classico, però mi sono riempita d'herpes, cioè è bruttissimo, non posso truccarmi, cioè brutto 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 e nulla, quindi tenetemi struccato, sarà per la prossima volta. Allora, per quanto riguarda i prodotti top, non ci sono flop, appunto, perché appunto ho voluto selezionare alcuni prodotti che mi sono piaciuti davvero tanto e soprattutto per questo periodo estivo. Allora, primo top, un prodotto che non può assolutamente mancare per la mia stagione estiva, è quest'acqua termale di Avenè. Eccola qui. Io l'adoro, l'ho ricomprata, solitamente la metto nel frigo, è davvero un toccasana. Soprattutto se andate a mare, vi scottate un po', la tenete nel frigo e poi vi spruzzate quest'acqua termale, è meravigliosa. Io solitamente prendo il flacone, quello grande, da 300 ml perché veramente vi dura tanto e poi conviene perché questo qui costa, non si vede niente perché è bagliotto dal sole. Questo qui costa 11,40 euro. Con lo sconto in farmacia l'ho pagato 9 euro scarsi, 9 euro più o meno. Considerando che la boccettina da, se non sbaglio, 100 ml veniva già 8 euro. Quindi conviene tantissimo prendere questa qui, è comunque lenitiva, tenetela nel frigo perché comunque serve anche per fissare il trucco, per rinfrescarvi, comunque ha dei fattori benefici all'interno, anche essendo appunto una semplicissima acqua, è fantastica, è davvero fantastica. Il getto d'acqua poi non è chissà che cosa, cioè non è uno spruzzo diretto, ma è una vaporizzazione molto molto leggera, quindi fantastico, meraviglioso, un prodotto assolutamente consigliato per quest'estate, anzi per tutte le estati. Secondo prodotto che sento di consigliarvi, non so più come mettermi, sono abbagliata dal sole, è questa protezione della Roc con fattore protettivo medio-alto, fattore 30, e l'ho comprata l'anno scorso ma non l'ho mai utilizzata, l'ho utilizzata quest'anno, ho iniziato ad utilizzarla quest'anno e devo dire che mi piace perché nonostante sia una protezione medio-alta non rimane questo effetto pastoso, bianco, brutto da vedere sul corpo, ma risulta molto molto leggera, però protegge tantissimo. Pensate che il primo giorno di mare, appunto, sono stata diverse ore, che non è salutare, come primo giorno di mare, rimanere tantissime ore a mare. E ho messo questa ed è stato un miracolo proprio perché non mi sono assolutamente, scottata. Il sole proprio si è scansato, mi ha visto e se n'è andato dall'altra parte proprio. La utilizzo una volta, due. E poi passo alla 15 per poi passare alla Bilboa, alla birra. Non l'ho ancora utilizzata quest'anno, però la utilizzerò. Mi sono scottata. Non si vede, cioè, uno guarda il video e dice: ma guarda, questa qua sta bianca, 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 deve ancora andare a mare. In realtà ci sono andata, mi sono pure bruciata. E però vabbè. Non si vede, però inizialmente no, dai, forse se faccio così ci vede. Vabbè, dai, sembra una stupida. E quindi niente, questa qui consigliata. Io appunto l'ho presa l'anno scorso, non ricordo quanto l'ho pagata, però era in promozione un prodotto più un prodotto in omaggio e presi il doposole che non ho mai utilizzato. Ma questa è fantastica. Terzo prodotto fantastico che utilizzo solo ed esclusivamente d'estate, anche se non è un prodotto
che va utilizzato solo ed esclusivamente in estate, se vuoi lo puoi utilizzare tutto l'anno, però io lo trovo praticamente in estate e in estate comunque tende la mia pelle a screpolarsi di più perché appunto andando a mare, l'eritema solare e tutto il resto, mi capita, io ho una pelle molto molto sensibile. Questo qui di Nivea è un gel doccia, un olio doccia gel. Che stava di questo qui. Allora, qui c'è scritto 55% di olio, 55% di oli naturali. Per pelli normali e secche, olio doccia. Allora, io l'ho trovato l'anno scorso dallo Shan, se non erro. Il prezzo si aggira intorno alle 3 euro, 2,49, non me lo ricordo, cioè non me lo ricordo proprio. Un 200 ml, la profumazione mi piaciucchia, non lo riesco più a ritrovare, ma se lo trovo lo prendo assolutamente, anche perché è davvero fenomenale. Mi piace da morire, mi piace davvero tanto. Non rilascia schiuma, ma rilascia questa patina. Mo, lo so, è tipo quando appunto ho fatto la recensione sul Dove, il bagnoschiuma, fantastico, cioè meraviglioso. 50.000 commenti, ragazzi, perché comunque la patina così, ma quelle sono tutti i siliconi che si depositano. Vabbè, sì, no, io non sono un amante del lincio, ecco. Comunque, dicevo, è un prodotto che alla fine mi è piaciuto perché resta comunque sul corpo, cioè resta sul corpo, rilascia comunque un qualcosa che fa sì che appunto il corpo rimanga soffice al tatto, proprio vellutato, quindi mi piace tanto e quindi è straconsigliato. Non so se è cambiato il packaging, però sicuramente lo trovate in negozi per acqua e sapone, detersivi, insomma, negozi che vendono prodotti per la casa, bagnoschiuma e tutto. Quindi anche questo promosso aiuta a mantenere comunque non abbronzatura. Il gatto mi confonde, io già non riesco a parlare. Più il gatto mi confonde, qualche giorno. Mettila, Paligray, ti prego. Che stavo a dire? Ah, stavo dicendo che comunque aiuta a rendere la pelle più luminosa. Ci sono riuscita. La pelle è più luminosa, quindi si vede l'abbronzatura, la pelle resta più soffice. Questo è il concetto. Mi è piaciuto. Altro prodotto che mi è piaciuto, che sto utilizzando tanto più che altro per fare degli impacchi notturni sui capelli, è quest'olio multiuso della Caudalie. Allora, pure questo l'ho trovato in farmacia. Packaging in vetro, con questo tappo in legno, qualcosa di incredibile. La profumazione è davvero ottima. È un olio santo. Allora, questo lo potete utilizzare sul viso, sul corpo, sui capelli. Io lo utilizzo prevalentemente per fare degli impacchi sui capelli. Lo faccio agire tutta la notte sulle punte. Questo dovevo dirlo nel video per capelli, me ne sono dimenticata. Comunque, lo applico anche sul corpo. Generalmente quest'olio lo utilizzo praticamente la notte. Quindi lo faccio agire e poi va lì, va lì. Oppure di giorno mi capita di applicarlo un po' dopo la doccia, sulle braccia e uscire, non su tutto il corpo, ma semplicemente sulle braccia. E poi uscire, avere questo effetto luminoso. Non so perché, ma mi piace questo effetto luminoso sul corpo, che mi fa impazzire. Ha un odore davvero buono, ha un odore davvero buono e soprattutto non contiene schifezze all'interno. È un olio puro. È un olio puro senza parabeni, senza derivanti da chissà cosa. È un olio davvero strepitoso. Non ricordo il prezzo dell'olio della Caudalie perché, se non erro, era in una My Beauty Box. Però
però è un prodotto veramente fantastico. È un olio secco perché comunque va ad idratare bene, agisce in profondità e allo stesso tempo non ti rimane quest'unto appunto sui capelli, su tutto il resto, ma va soltanto ad idratare, quindi comunque a me è piaciuto tanto ed è consigliato soprattutto in estate perché la pelle ha bisogno di idratazione. Profumo del mese è questo qui di Tesori d'Oriente, cioè ragazze è un profumo da 3,30 euro, ma è qualcosa di strepitoso davvero, cioè. Allora, io devo dire grazie a Ciotolinks, Daniela, se stai guardando il suo video ti mando un grande bacione. Stavo guardando una sua foto su Instagram e mi è apparsa appunto la foto con i vari profumi di Tesori d'Oriente, evidentemente li colleziona. Sapete, io amo i profumi, ora tipo un coro dell'Antoniano, sì, amo i profumi, tutto ciò che è profumoso è tuo. Sì. Quando ho visto questo qui, che è il Tesori d'Oriente Viola del Nepal, cioè ragazze, è un profumo allucinante, è dolce e floreale allo stesso tempo. Io non amo particolarmente le profumazioni floreali, però questo è incredibile, cioè. Vi prego, annusatelo, annusatelo, è fantastico, è davvero eccezionale. Quando lo indosso, indosso, sì, indosso. Questa è un'altra gaffe che ho già fatto. Quando applico questo profumo, cioè veramente i miei amici, oddio Valentina, che ti sei messa? Cioè 3,30 euro, ragazzi, è un profumo di 3,30 euro. È fantastico, è davvero fantastico. Quindi, promossissimo, promossissimo il Tesori d'Oriente, è un profumo fresco. È vivace. Ultimo top è questo smaltino di Mesauda effetto gel ed è quello che sto indossando in questo momento. Allora, Mesauda Bari, lo ripeto, ve lo ridico, lo trovate da Dbag. A me piacciono i prodottini Mesauda. Questo è il numero 302. Comunque, tutto ciò che vedete ve lo rilascio giù nel box informazioni. E la colorazione è bellissima, a parte che ha un'ottima durata, però è molto delicata, è troppo tenera. Tenera, è un rosa baby. No, è un rosa antico con delle sfumature baby. Sì, è particolare, è particolarissimo. Comunque resta un rosa antico, ma bello, delicato, non è. Non è termine giusto, channel? Non è invadente. Invadente per uno smalto. Vabbè, ragazze, comunque è tenue, lo potete mettere ovunque perché è un colore, appunto, come dicevo prima, delicato. E a me piace tanto. Allora ragazzi e ragazze, spero che il video vi sia stato utile, il sole qui continua, spero che il video vi sia stato utile, vi mando un enorme bacione e al prossimo video, ciao!